Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. E in questa puntata molto molto particolare, e voi sapete che a me piace andare a scovare le chicche della musica dance, abbiamo Fabrizio e suo figlio Fabio. Vi ricordate di Fabrizio Paul Faber? Bene. Lo so che ve lo ricordate, ci racconteranno tutto loro. Ciao Fabrizio, ciao Fabio. Ciao, ciao Massimo, Ciao, buonasera. buonasera. Bene, bene, intanto grazie per aver accettato il mio invito, grazie di cuore. Grazie, grazie a te, Grazie grazie a te a te. di avermi invitato, perché io da tuo fan Infatti ho visto il commento su un video di una chiacchierata di Ennio Tricomi, vero? Sì, con il mio tricomi, sì. Ok, e ho detto no, aspetta un attimo, Paul Faber, sono andato a vedere e ho detto no, fantastico, e ti ho contattato. Quindi da fan mi ritrovo protagonista, Ha anche visto? Ha se visto? Fantastico. per E lui, perché adesso, io ho fatto poco. vabbè, dai, poi ecco, con Fabio poi ne parliamo. Comunque, diciamo, da ora in poi dopo ti conoscono tutti, o meglio, vi conoscono tutti, attenzione, vi tartasseranno. Dalla Sardegna, vero? Dalla Sardegna. Bene, 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 dai, ci Penso sta. che si senta anche Sì, un pochino dall'accento. si sente, un pochino, come me il toscano, un pochino si sente. Esatto. Comunque poi è bellissima, perché questa puntata con padre e figlio è una cosa straordinaria. Questo Già. vuol dire la musica in famiglia. Sì, è un passaggio di consegna abbiamo fatto. Bene, bene, dai. Allora, partiamo un po' dal passato, quando forse ancora tuo figlio non era nato, sicuramente. Beh. Ma ti voglio dire, Fabrizio, ma come sei entrato, diciamo, nel mondo della musica? Beh, inizio come DJ. Io principalmente sono stato sempre un DJ, tanto che produzioni quella ho fatto, ma è stato più uno sfizio Cioè, ti ha che... iniziato come DJ, poi ha detto: voglio fare un disco. No, allora, la verità vera è che c'era un altro disc jockey che tu conosci benissimo, Carlo Liva, che è di Carbone a lui, come me. E tra l'altro siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno. E avevamo tutti e due questa passione, facevamo tutti e due i DJ e Carlo più di me diceva: "Ma io vorrei fare un disco perché sarebbe bello che anche noi riuscissimo". E che in questa Sardegna non c'era niente, non c'erano studi professionali per fare qualcosa del genere. Carlo stesso, il primo che fece, spese una barca di soldi per Sì. poterlo fare. E io dissi: "Ma che me frega", anche perché a quei tempi ti serviva tutto, ti servivano i musicisti, ti serviva uno studio professionale, e quindi era difficile, insomma. Poi, grazie a una serie di situazioni, che io avevo la fortuna che la mia famiglia, mio padre e mia madre erano amanti della musica, avevano dischi di ogni tipo e di ogni... Io già da piccolino, se ti ricordi, c'erano i mangiadischi. Sì, certo. Quindi ero lì tutto il giorno con questi 45 giri, ne toglievo uno, ne mettevo l'altro. A infilare, Ma ti dirò di più, Massi. che bello. Mia madre, per non far litigare a me con mia sorella, a un certo punto ne comprò un altro, in modo che lei aveva il suo, io avevo il mio e non litigavamo più per chi doveva usare questo mangiadischi. E Vedi? pensa tu, io avevo 8-9 anni, quando mia sorella non c'era, che era a scuola, perché lei faceva il turno di mattina e io di sera, o viceversa, inconsciamente, perché non sapevo niente, li usavo tutti e due, mettevo il disco in uno, poi mettevo il disco nell'altro, abbassavo il volume di uno e alzavo il volume Cioè, dell'altro. facevi un po' il mixaggio dai Esatto, mangiadischi. ero già un predestinato Che cosa praticamente. fantastica. E quindi niente, poi inizio a fare le festicciole delle medie, no? E quindi io ero quello che metteva i dischi, perché poi ero quello che ce li aveva.
Ma usavi i Technics, usavi o no? Technics dopo, io ho iniziato con il Lenco. Ah, il Lenco. Con il Lenco, e quando, ti dirò di più, quando si è incominciato ad approfondire la conoscenza del mestiere, diciamo, il Lenco avevano un gancetto che ti portava da 78, perché c'erano anche 78 giri nel Lenco, a 45, a 33. Quindi tu, per trovare la velocità, per il tempo, insomma, per metterli a tempo l'uno con l'altro, dovevi sollevare questa levetina e spostarla piano piano da 45, e fino a quando non riuscivi a trovare, meno male che poi hanno inventato i 1200 della Technics, e ci hanno facilitato un po' il compito, perché esatto, perché con quell'Lenco era una cinghia poi, Era un bordello, però poi, c'era la passione, c'era la voglia di fare, quindi poi Technics 1200, non ti fermava niente, nessuno. Poi male. Mi ricordo quando acquistai i miei due Technics 1200, che le pagai 750.000 lire, però era già il 90-95, mi sembra, forse sì, 96, sì. 95, sì, 95. No. Ma anche io li comprai. Però io, guarda, ero entusiasta, cioè quando aprì, mi ricordo sempre la scatola, quando la aprì, e c'era, cioè, guarda, mi viene le lacrime soltanto a pensarci, fantastico. Massime, lo so, perché io me li guardavo, me li accarezzavo addirittura. Cioè, io li ho, guarda, li ho in casa tutte e due, fantastico. Cioè, bellissimo. Guarda a chi me li toccava praticamente. Sono dei carri armati. Sì, bellissimi. Tanto che ancora oggi io penso che non, meglio di quello cosa si può inventare? No, allora, forse qualcosa hanno fatto di simile, però diciamo, vabbè, i 1200 sono i 1200, dai. Niente, e ti dicevo di Only One, di Paul Faber, sì. Come nasce, no? Sì. Praticamente Carlo riesce a fare questo disco, poi ne fa anche un altro con Riccardo Cioni, se non ricordo male, il secondo che fece. Io, che mia madre, che era un'organizzatrice di eventi, un anno organizzò a Carbone questa manifestazione dei migliori 10 diplomati con lode in Italia su uno strumento musicale che studiavano al conservatorio, insomma, organizzò questa manifestazione dove ogni sabato uno di questi ragazzi che venivano premiati con lode veniva a suonare a Carbone in teatro. E io ero l'addetto ad andare all'aeroporto a prenderli. Quando arrivavano io andavo all'aeroporto a Elmas, li prendevo e li portavo a Carbonia, perché la sera si dovevano esibire. Ed erano tutti ragazzi giovani, naturalmente. E che nel tragitto, perché c'erano da fare 70 km l'andata e 70 al ritorno, si chiacchierava. Fino a che un giorno arrivano questi due fratelli di Cuneo, Fabrizio e Corrado Buffa. Fabrizio Buffa era diplomato in chitarra classica con 10 e lode, e Corrado Buffa era diplomato in oboe, però suonava tastiere, suonava di tutto. Nel viaggio ci mettiamo a chiacchierare e tu cosa fai? Io faccio il DJ così, qua là, mi sarebbe anche piaciuto fare musica come fate voi, ma no. Non sono mai riuscito a prendere uno strumento in mano, strimpello una chitarra, qualcosa nella tastiera, ma niente, suonava una mano nella tastiera, non riuscivo a sincronizzare la sinistra con la destra. E loro mi dicono, ma noi abbiamo uno studietto a Cuneo dove facciamo delle cose, abbiamo da poco comprato un sequencer, magari sali a Cuneo da noi e si fa qualcosa. Ma così, si stava chiacchierando, io non... Poi ho detto, ma perché no? Tanto i musicisti servono, io ci vado, così mi pago giusto il viaggio dell'aereo, una notte di albergo, e vado e vediamo un po' cosa esce fuori. Sì, quello che succede. Esatto. Quindi parto a Cuneo e vado nello studio di questi due ragazzi, però loro dance, manca parlarne, sai, musica classica, altre cose, ma dance non l'avevano mai fatto. E io scopro che praticamente dentro la testa c'avevo tutto, perché poi era tanti anni che sono, Only One l'ho fatta nell'88, io suonavo dal 79, ascoltavo musica dal 73, quindi niente, io gli facevo i motivetti
con la voce, sì, diceva: guarda, io vorrei un basso che faccia così, pa, 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 e, ta. E vorrei un ritornello dove un giro di tastiera, perché poi mi veniva, sentivo il basso e mi veniva, sì, e loro lo mettevano in musica, e loro lo mettevano in pratica. E a Cuneo andai con Carlo, perché salimmo insieme, perché Carlo stava andando al Factory Sound a Farina e Crivellente, sì, per portare il provino di Everyone, quella che poi è diventata You Are The One, sì, di Dottor Martini. Quindi disse: Carlo, dai, partiamo insieme, passiamo a Cuneo. Infatti il testo di Only One l'ha scritto Carlo lì. Mentre eravamo lì che nasceva questo brano, Carlo ha preso carta e penna e ha detto: ti scrivo il testo. Gli ho detto: sì, sì, scrivi il testo. E l'ha buttato lì giù in 10 minuti. Ma ti rendi conto? Quindi finiamo questo provino, buttiamo giù l'idea, diciamo, e torno in Sardegna. No, poi siamo andati, vabbè, a Verona con Carlo da Farina e Crivellente. Poi torniamo in Sardegna e io prendo questo testo e inizio a dare una melodia a questo testo, a vedere come lo potevo cantare su questa idea che avevamo buttato giù. E dopo un'altra settimana ero pronto, chiamo i fratelli Buffa e affittiamo questo studio di registrazione a Torino, sì, il mini rec studio di Guerrieri, e niente, andiamo lì e abbiamo fatto Only One. Tanto che molti racconto... Che hai cantato poi, cantato, ecco, perché diciamolo, Sì, perché intonato sono intonato, almeno. Dico, no? Non ero un cantante, però ero intonato. Cosa che non ho io. Cosa che non ha lui. Ah, ok. Comunque c'hai il disco, fammi vedere. Sì, sì. Eccolo qua. Si vede? Il disegno, la copertina l'ho inventata io, è lo stesso. C'era un ragazzo di Carbonia, Corrado Concas, mi sembra si chiamava, che lui studiava l'artistico. Allora io gli dissi: guarda, prima parlai col fotografo, sempre un mio amico di Carbonia, che gli dissi, guarda, mi devi farmi qualche foto perché mi serve, perché devo fare la copertina di un disco. Uh-huh. Ah, va bene, Fabri, non c'è problema. Dove? Questa foto che vedi qua, praticamente qua c'è un caseggiato vicino allo stadio di Carbonia che è abbandonato da quei tempi, c'è ancora, è ancora lì, c'è ancora la scritta Paul Faber. Ma veramente? Sì, perché io ho preso un barattolo di vernice bianco. Devo venire, ah. Lì, cioè, assolutamente. Vidi questo muro e gli dissi: ecco, la facciamo qui la foto. E io col pennello scrissi Paul Faber nel muro. Ma com'è nato? Scusami Fabrizio, ma com'è nato Paul Faber? Allora, Paul Faber, perché Fabrizio Faber, sì, può andare bene, no? Okay. Paul Faber nasce perché 2 anni prima, nell'86, io ho perso mio padre. Mm. E mio padre si chiamava Paolo. Mm. Quindi pensando, quando mi hanno detto serve un nome in inglese perché fa più audience, ho detto che nome mi invento, come mi chiama? Mi è venuta questa idea, ho detto vabbè. Mio padre si chiamava Paolo, Paul, sì, sì. Faber, Fabrizio, Faber, Paul Faber, suona anche bene, è nato così, praticamente, l'ho inventato così, in 2 minuti. Comunque è un brano molto particolare. Sì, perché io, anche come DJ, ho sempre cercato di fare cose un po' diverse dagli altri. Per esempio, io come DJ andavo a cercarmi i lati B. Capito? Quelle canzoni che nessuno dava retta, c'era, io mi ricordo che un DJ che era prima di me in una discoteca, c'era l'LP della Kool & The Gang, sì, e lui suonava Celebration. Sì. Io ascoltandoli scoprì Get Down On It. Quindi lui metteva Celebration e io mettevo Get Down On It, che poi questa Get Down On It gli ha fatto 10-0 a Celebration. Sì, un successo incredibile. Sì, sì, perché facevo questo io? Perché mi piaceva che quando suonavo la gente potesse dire questo è Fabrizio. Perché sì, bene sì, o male i dischi erano quelli, tutti mettevamo la certo, ti roba, riconoscevano perché ti differenziavi da quello che c'era in giro. Altri, non solo non mettevano, non le conoscevano nemmeno, sì, perché non andavano a frugare. Certo. E anche quando ho fatto Only One,
Ho detto, vabbè, ma se faccio sì, coppio da farina e crivellente, o coppio da turati e chiedegato, coppio da quello, coppio da quell'altro, che sto facendo? Sto facendo una coppia di tutto. Quindi ho cercato di tirare fuori un brano ma io l'ho fatto per gioco, Massimo, non è che pensavo di diventare un artista o un No, vabbè, cantante, niente. certo. Era più che altro anche per far crescere il mio nome da DJ. Era un DJ che aveva fatto anche dischi, quindi ero più bravo degli Comunque altri. poi non c'è stata continuità. No, no, io non ero interessato a... Mi piaceva lavorare in studio, perché quando poi ci sono entrato mi sono innamorato degli studi di registrazione. Ho detto, che bello stare qua dentro a inventarsi le cose. Mi piaceva molto quello. Infatti mi intrufolavo nelle storie degli altri, ma senza mai apparire, senza più fare niente per me. Principalmente io facevo il DJ, anche perché giocavo a calcio, facevo anche altre cose, quindi niente, era uno sfizio che mi ero voluto togliere e me lo sono tolto, e me lo sono fatto io dalla copertina a Dai, tutto è una praticamente. soddisfazione. Una soddisfazione, Ma esatto. poi mi avevi detto per telefono, quando ci siamo conosciuti, che Sì. hai contribuito anche a Your Body, Your Feeling. Questi intrufolamenti che facevo, ti spiego. Allora, se non ricordo, sì, Sì, la copertina, sì, la copertina. in quel periodo c'erano questi due fratelli di Sant'Adi, che è un paese qua vicino, che io conoscevo il più piccolo dei due fratelli tramite il calcio. Lui giocava a portiere in una squadra, io giocavo in un'altra, ci eravamo conosciuti. E chiacchierando, lui mi ha detto: anche noi con mio fratello facciamo musica, qua abbiamo anche un po' di attrezzatura. E allora io andai a casa sua a vedere, insomma, aveva già una tastiera che faceva mettere, se non ricordo male, almeno 8 cose insieme, una tastiera multitraccia, diciamo, e tutto quanto. Quindi parlai con Carlo di questo, perché noi non avevamo niente, né io né Carlo, come Certo. strumentazione per buttare giù idee. Quindi guarda, ci sono questi fratelli di Sant'Ali, e quindi ogni tanto andavamo da questi fratelli a fare qualcosa. E il giorno, mo non ricordo se fossimo andati, perché Carlo doveva fare un provino per un altro DJ o se era per lui stesso. E comunque eravamo lì che si pensava a cosa inventarsi, tutto quanto. E io, mentre strimpellavo la tastiera, siccome, come ti ho detto, nella testa c'avevo mille melodie, e poi ero un appassionato dei giri di tastiera e dei giri di basso, mi piaceva inventare quelli. E quindi mi metto lì, fino a quando mi esce questo con una trombetta, l'avevo fatto. E poi ti dirò, ma se io l'ho fatto con una trombetta, abbiamo fatto questo provino con questo giretto qua. Quando poi Carlo l'ha portata alla New Music e l'hanno risuonato loro usando un altro suono, naturalmente, da quello che avevo usato io, la prima volta che l'ho sentito, ho detto: caspita, guarda qua il mio giro, ritoccato da questi, è una bomba. Fantastico. E quindi è nato, ma io solo quello ho fatto nel disco. Poi, Sì, va bene, va bene. infatti, se tu noti, questi ragazzi si chiamavano Franco e Tiziano Dissì. Siccome né io né Carlo eravamo iscritti alla Segni, niente, per proteggere il brano, se tu guardi, il brano è firmato T.Dissì, perché glielo fecimo depositare a lui. Sì, certo. Tiziano, tu sei iscritto alla Segni, perché Tiziano era proprio musicista, ancora Sì, oggi fa delle cose certo. importanti, e il disco è firmato Tiziano Dissì. C'è solo lui negli autori, Sì. perché fu Beh, questa la procedura, diciamo. comunque complimenti, dai, complimenti. Grazie, grazie. Quel poco però, quel poco dopo 40 anni siamo qui a parlarne. Mi sono divertito, Significa insomma grazie. qualcosa hai lasciato. Ma ti chiedo una cosa, non ti voglio mettere in difficoltà, No, ma dimmi. ti ricordi come fa il ritornello di Only One? Beh, il ritornello fa solo "Don't let me go, whoa, whoa, don't let me go, whoa, whoa, the only one, whoa, only one, whoa, whoa", e così via. Vabbè,
Ma ti dirò un'altra cosa su questa, perché questa ti fa sorridere. Quando io registrai il cantato da Guerrieri, lui mi disse, sì, va bene, dice, sei intonato, canti bene, dice l'inglese, magari la pronuncia un po' scolastica. Non è che cerchiamo un turnista e lo facciamo, no, che cerchi il turnista? Io non lo sto facendo per fare il successo, lo sto facendo perché lo voglio cantare io. Certo, il mio disco. Bravo, bravo. Lo sto facendo più per me che per il pubblico. E gli disse, poi, gli ho detto, come mal può cantare in italiano con quella pronuncia, amore mio, non c'è. Gli ho detto, qua sentiranno un italiano che canta con la pronuncia in inglese alla mal. Ma avevi, ora una curiosità, ma avevi il testo scritto? Cioè, sì, come si legge? Come si legge? Cioè, l'inglese... No, vabbè, io un po' di inglese lo sapevo, l'avevo studiato a scuola, insomma, no? Infatti lui mi disse, è una pronuncia scolastica. Poi, facendo il DJ, comunque dovevi pronunciare bene i titoli dei dischi, perché lavoravo anche in radio, capito, Massi? Quindi non me ne fregava niente a me se la pronuncia era scolastica e lo dovevo cantare io, punto e basta. Tanto che quando io lo feci... Noi all'epoca nessuno si accorgeva di niente, te lo dico. Sì, ma... Cioè, l'inglese io... perfetto, l'inglese non perfetto, ma chi se ne fregava, l'importante era ballare. Era... Dico, un inglese può cantare in italiano, che uno dice, ma che razza di italiano è questo? E io non posso farlo in inglese, lo faccio anch'io. È vero, è vero, è vero. Va bene, grande, grande, grande. Poi ora io, ecco, io voglio dare diciamo la parola anche a Fabio, tuo figlio, che è lì in arte Feb. Ma raccontaci un attimino, diciamo, come sei nato anche te nell'ambito musicale e poi questa tua collaborazione con papà. Io nasco, tra virgolette, per colpa sua, nel senso che... Colpa dei padri, Nel senso che già da piccolissimo comunque lui suonava, quindi già io quando avevo 2, 3, 4 anni... Sempre Only One! Ero in discoteca, ero in radio, comunque con un'attrezzatura a casa, sai, da bambino vai, tocchi... E quindi piano piano, a furia di vedere queste cose e tutto quanto, ti appassioni inevitabilmente. Bene. E allora che cosa ti sei messa a fare? Io allora da piccolo ho iniziato, avevo 5 anni ad Argia, vero? Sì. Quando avevo 5 anni lui faceva un programma in una radio qua e mi portava, io gli facevo da voce in questo programma, quindi lanciavo, che ne so, le pubblicità. La mia invenzione. Cioè a 5 anni? Sì. Un successone questo programma. Mi immagino, era l'unico in Italia. Poi sapeva già leggere a 5 anni, no? Sapeva già leggere, non era ancora andata a scuola, ma sapeva già leggere. Quindi io gli scrivevo le cose che doveva dire e durante il programma lui diceva, state ascoltando The Club, Voice Fabio, DJ Fabrizio Casazza. E no, tutti che bellissimo. Gli chiedevano, ma chi è questo bambinetto? Ascoltavano più il programma per sentire la voce sua che la musica che mandava. Vedi? La partenza, diciamo, è stata quella. Comunque già a 5 anni, tra virgolette, lavorare in radio, anche se non facevo granché, però... Comunque vivevo l'ambiente, diciamo. Quindi da lì poi ovviamente finché ero piccolo è sempre stato più per gioco che per altro, nel senso anche tra i miei amici magari ci mettevamo qua fuori in strada quando uscivamo a giocare, io magari tiravo fuori lo stereo qualcosa e volevo mettere musica e tutte queste cose. Poi crescendo ovviamente, essendo molta la passione, sono arrivato anche al punto di dire vabbè proviamo. Quindi ho comprato la prima console, ho iniziato a fare tutto quanto, fino a che poi è arrivata la prima chiamata. Anche io ho iniziato con le festicciole a scuola, quelle cose, sai, feste di fine anno, quelle cose lì, e poi piano piano le prime chiamate delle discoteche, tutto quanto, e fino ad arrivare ad oggi. No, perché poi mi raccontava Fabrizio del fatto di questo disco fatto con Cecchetto. Sì, quello l'anno scorso. Ah, ok, questo Inter Remix. Io sono interista. Sono rimasto, diciamo, curioso di questo fatto. Io puoi sono interista con qualcosa? Tutto il cuore. Era uscita questa, praticamente, quando ha vinto lo Scudetto 2 anni fa, dopo la vittoria dello Scudetto era uscita questa cosa, appunto, organizzata da Claudio Cecchetto con altre persone.
c'era Renato Garretto, che è un chitarrista bravissimo, con Mirko Mengozzi, che è la voce dello stadio di San Siro, no? Lo speaker dell'Inter, che è quello che ha cantato appunto questa canzone, che hanno fatto la canzone dello Scudetto. È uscita questa, e dopo penso 2 o 3 mesi circa dall'uscita di questa canzone, hanno fatto partire questa iniziativa, questa sorta di contest, diciamo, dove ti davano la possibilità, ti mandavano un pack di stems, quindi tutte le tracce separate della canzone originale, e ti davano l'opportunità di fare un tuo remix e mandarglielo. E dopodiché loro ne avrebbero scelto, essendo il 19° scudetto dell'Inter, sceglievano tra tutti quelli che gli venivano mandati, sceglievano 19 remix, come i 19 scudetti, per fare appunto una compilation, un remix pack da pubblicare poi appunto sotto Claudio Cecchetto. Io l'ho fatto perché ovviamente interista, appassionato di musica, ho detto se non lo faccio io chi lo deve fare? Quindi mi sono messo in... l'ho fatto anche in fretta alla fine, quanto sarà stato? Una settimana. Sì, tra tutti i ritocchi, in una settimana circa. Sono intervenuto anche lì. Ah sì, Ci hai messo le mani? Ho messo le idee. Ah, ecco. Perché sì. Noi ormai lui l'ha fatto, ma è già produttore dal 2016, iscritto alla SIAE, ha fatto tutte le cose che il padre non ha fatto praticamente. E io ogni tanto mi intrufolo, quindi mentre preparava questo remix, mi faceva sentire, guarda. A un certo punto gli ho detto, guarda, qua in questa parte, gli ho detto, io ci vedrei, visto che è una canzone di calcio, di stadio, metti dei tamburi da stadio, sai, quelli degli ultras, boom, 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 boom. Infatti l'ha inserita, quella parte dei tamburi che senti, l'idea è dell'anziano. dell'anziano. Lui è bravo poi a metterle in pratica queste cose, perché... Sì, certo, se le idee ci sono, ma non c'è chi le mette in pratica, non serve a niente. Esatto. Deve essere proprio una sinergia tra le due cose. Sì. Bene, Fabio, complimenti. Ma poi cos'è successo? Cioè, Feb, ok? Il progetto Feb, che sì. Sei te appunto, Fabio. Cioè, che tipo di musica fai? Allora, io ho ascoltato qualcosa, è un sound molto ambient. Sì, allora l'idea con cui ero partito, quindi i primi 3 dischi che ho fatto erano su un genere molto elettronico, electro house, groove, roba del genere, perché era quello che ascoltavo, quello che suonavo, quindi il genere che mi piaceva maggiormente quegli anni. Quindi ho provato a fare quello. Il primo l'ho fatto insieme ad un amico, che anche lui è DJ, produttore, quindi ci siamo messi e abbiamo detto dai, proviamo a fare un disco insieme, vediamo cosa viene fuori. L'abbiamo fatto, mandato a qualche casa discografica, così in giro, delle label medio-piccole, diciamo, che ricevevano e ascoltavano demo, perché molte, si sa, prima di risponderti ci passano anni, se ti rispondono anche. Quindi abbiamo puntato più alle medio-piccole e il giorno stesso proprio noi li abbiamo mandati in giro, abbiamo mandato un sacco di mail di mattina. E di pomeriggio abbiamo ricevuto subito una risposta da una casa discografica tedesca che si chiama Plasmapool, dove appunto ci dicevano che il pezzo era valido, era buono e lo volevano firmare loro. Quindi proprio tutto in giornata, ci è arrivato il contratto, abbiamo firmato tutto e sì, tutto al volo proprio. E dopo qualche mese poi è uscito, perché ovviamente anche loro hanno delle tempistiche da rispettare, certo. Perché c'è altra roba che deve uscire prima. E quindi siamo partiti da lì con questo disco. Dopo, questo è uscito a maggio del 2017, se non ricordo male, giusto? Maggio era? Mi sembra di sì. Maggio del 2017. Da lì, nel mentre ne avevo già iniziato altri 2, insieme a un altro amico, anche lui DJ e produttore, e anche quelli poi sono usciti sempre con Plasma, pure alla fine io ho un contratto con loro, quindi ho sempre rilasciato sotto la loro etichetta, diciamo, tutto quello che è stato fatto. Quindi dopo questi poi, che stavano andando sì e no, nel senso non avevano avuto questo grandissimo successo, diciamo, fino ad arrivare un giorno che ho detto provo a sperimentare qualcos'altro, qualcosa di nuovo, quindi un altro genere, proprio una cosa che non c'entrava niente con tutto quello che avevo fatto fino a quel momento, e da lì nasce Make You Feel Better, appunto, che ho anche qua dietro. Sì. Avevo trovato, girando su internet, eccola qua,
girando su internet avevo trovato ci sono quei pacchetti che vendono su internet, no? Con magari varie tracce vocali e roba del genere. Avevo trovato questo vocal, questo a cappella di questa ragazza che mi piaceva e ho detto, ah, provo a fare qualcosa su questo. E quindi poi da lì anche a me come lui viene tutto di Sì, seguito ci una hai volta, nel lavorato. senso senti il vocal ti viene la tastiera, dopo che hai fatto anche la tastiera ti viene un'altra cosa e così via. Ed è nato quello che mi è andato meglio, diciamo, fino adesso, a circa 80.000 qualcosa stream, quindi. Ma non c'è in vinile, vero? No, 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 è Non c'è tutto in in vinile. digitale. Noi vogliamo il È vinile, quello che si sono noi presi queste vecchioni ragazze, vogliamo il ma vinile, ragazzi, noi vecchioni, è almeno quello che due si sono copie, una per presi. me e una per papà È ci vuole. quello che si sono persi questi ragazzi di oggi, che non possono toccare, sentire l'odore, Lo so, sguardarli. Fabrizio, ma è anche difficile oggi, come oggi fare vinili perché c'è rimasto pochissime case che lo fanno, c'è cioè aziende, insomma, non è Ma ti facile. dirò, no, non va più di tanto ormai proprio la copia fisica in generale, perché ormai tra YouTube, Spotify Sì, e tutti i vari comunque, ecco, portali non. comunque Fabio, ecco, c'è anche un ritorno, come vedi, anche i grandi artisti stanno tutto stampando anche in vinile, oltre Sì, che in sì, sì. CD, insomma. Però dico, a quei livelli ancora, finché siamo ai Ah, livelli sì, miei o di altra gente, certo. non ti conviene neanche farlo ormai, perché. Ma poi ti dirò di più, Massi, io giro con lui tutte le discoteche dove va a suonare, le varie feste, perché noi abbiamo anche fondato la Privilege, che è un'organizzazione eventi. Non ci sono più i 1200 nelle discoteche, non c'è proprio la console, te la devi portare tu. Sparisce DJ anche. Sì, te la devi portare tu. Io andavo e trovavo le console lì. Sì, Ma sì, sì, sì. loro si portano tutto. L'una cosa l'invidio di questa tecnologia. Se lui va a suonare con le cuffie e due chiavette, È vero, è vero. 20 grammi di roba. Io mi dovevo portare quel valigione che pesava 40-50 kg, Ci che a voleva volte dovevamo prendere anche il in due. furgoncino, perché... Ma poi io per 2 anni ho suonato a Monaco di Baviera, Ah. no? Scendevo d'estate qua e poi d'inverno, perché d'inverno suonavo lì. Tu devi vedere il viaggio con questo valigione di dischi. Mamma mia, soffrivo come una bestia, perché era pesantissimo, quanto avevi 80-100 vinili dentro. Sì. Era. Comunque, guarda, io ho seguito Ago, cioè Agostino Presta, anche Checco Montempi, cioè le serate che fanno tutto in vinile, sempre quel valigione gigantesco dietro che scaricano dalla macchina. Sì, ma sono sicuro C'hanno che. i vinili talmente polverosi con i panno lì prima di metterli a strusciare, cioè impressionante. No, ti dirò di più, Massi. Una sera organizziamo questa festa, no, in una discoteca e lui mi dice: ma perché non risuoni anche tu in quella serata? Tanto qua ti conoscono tutti dopo tanti anni. E io gli ho detto, vabbè, dai, proviamo. Quando mi sono messo con questi CD, DJ, chiavette, un quarto d'ora ho suonato. Ho detto, Sì, eh. no, 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 non mi piace. No. Continuate voi, ragazzi, divertitevi. Io non ho mai provato. Io ho smesso di fare qualche. Ho fatto un po' di DJ così avanzatempo negli anni '80, poi basta. Io Io ho suonato ho tutti gli fatto anni. qualcosa fino al 2000, gli ultimi dell'anno. Tutti gli ultimi dell'anno l'ho fatto perché mi chiamavano in locali. Soltanto l'ultimo dell'anno facevo e fino al 2000. Il 2000 è stato l'ultimo anno che ho fatto. Io E allora l'ultimo, poi non ho mai sperimentato il digitale, non so, le chiavette. io ho suonato fino al 2007 io, e gli ultimi anni, soprattutto dal 2000 al 2007, suonavo con i CDJ, però avevi CD, Sì, non avevi più c'erano dei dischi vinili, flyer. avevi CD, quindi 100S. sapevi la canzone che dovevi mettere, la numero 4, mettevi tac tac. Sì, Con sì. queste chiavette invece te le cercavano uno, c'è scritto solo il titolo. Tu lì guardavi la copertina, tac, questo. Sì, vero. Vabbè, il discorso è lo stesso, nel senso che come tu sapevi a Ma io non memoria. ero abituato, No, quindi. certo, però dico, come tu sapevi a memoria i vinili che avevi nella valigia, io so a memoria quello che Ah, aveva la chiavetta, tu quindi. che hai la mente fresca, io sono anziano ormai. A me mi Ma devi far vedere.
Certo. Ma il futuro di Feb, cioè, cosa scende in cantiere? In cantiere, allora, adesso stiamo cercando di terminare, di riuscire a portare a termine appunto uno studio nostro, sì. Quindi di avere uno studio nostro fatto bene, con tutta l'attrezzatura e tutto quanto, in modo da poter produrre tranquillamente anche a casa. E poi sì, c'è qualche disco in cantiere, adesso vediamo un po' cosa esce, ci sono delle bozze, dei progetti, niente di definitivo ancora, però c'è qualcosa in costruzione che nei prossimi mesi vedremo. Mm-hmm. Molto ci ha fregato anche il Covid, Non ho capito. Dico, molto ci ha fregato anche il Covid, perché sì, il Covid ha bloccato tutto. Io avevo aperto questa discoteca che era 3 anni che si vedeva gente come non si vedeva da... Ah già, è vero, me l'avevi accennato, sì, sì. Poi sì. È arrivato il Covid, ci ha rotto il giocato. Sì. Ci hanno fatto chiudere per primi e riaprire per ultimi. Per ultimi, sì, sì, sì. Abbiamo ripreso quest'estate noi a lavorare in discoteca, ma per 2 anni non si è fatto anche niente. Più di 2 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3. Ci siamo divertiti a buttare giù idee, noi avremo una ventina di idee, perché poi lui fa anche i beat per la trap, sai questa trap che già le discoteche stavano morendo, questa trap secondo me le sta finendo di uccidere, perché la gente non viene più a ballare in discoteca, viene a cantare. Io non dico nulla, non faccio commenti. Lo dico io, questi giovani vengono a cantare e non vengono più a ballare. Sono fermi e cantano tutta la canzone. Meno male che poi subentra lui che mette un po' di tech house e almeno un po' si muovono. Noi si andava per ballare in discoteca. Sì, certo, certo. Vabbè, non soltanto per ballare. Per cuccare. Perché quando c'era la pausa, no, del lento, c'era la zona pomiciamento. Era immancabile, io andavo apposta, non potevo, quella pausa ci voleva. I Fly For You degli Spandau Ballet, mi ricordo. Sì, sì, ma io ne ho parlato a lui, sia di questo, dei lenti che si mettevano, sì, sì, sia dei matinè, perché ai miei tempi facevamo anche i matinè, si ballava dalle 9 a 1 di mattina. È vero, dalle 9 a 1 di mattina. Erano organizzati con le scuole, quando la scuola c'era assemblea si organizzava il matinè. Ma se... Niente, no, ma che... ma perché ormai è cambiato tutto. Non funziona, con i giovani di oggi non funziona. Ma i lenti in discoteca, ma quali lenti? Lascia stare. Niente, non mi hanno dato retta. Comunque è bello vedere, diciamo, padre e figlio, epoche completamente diverse, però con l'entusiasmo di mettersi in gioco. Questo è veramente fantastico. Complimenti, ragazzi, complimenti. Grazie, grazie. Dicevi idee brutte tipo queste che ha appena detto, neanche ci sono molte cose in cui ci ritroviamo, quindi cose sì, certo, più che sono d'accordo e viceversa. Certo, certo. Quindi si lavora bene alla fine anche per quello. Mi continuo a intrufolarmi io, capito? Su me più si mette, mi faccio il giro di tastiera, su Everybody, perché il giro di basso, poi lui sistema, mixa. Esatto, e niente. E quindi mi diverto. Quello che non ho fatto prima, ma se lo faccio adesso, grazie a lui. Perché a me piace fare musica, esserci in mezzo, lavorare in studio. Io sono lì seduto che ascolto ogni tanto. Ma allora Fabrizio, scusami, tiro fuori qualcosa. Adesso tocca a te il nuovo mix. Esatto, gliel'ho detto. Di Paul Faber. Di Paul Faber, ci possiamo pensare. Io non ho pensato come Paul Faber. Ora rifacciamo. Ah, ok. Potrebbe essere interessante. Interessante. Una versione attuale di Only One. Ma anche qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, ma mezza cosa la stavamo anche facendo. E quindi anche lì gli ho detto, dai che facciamo un pezzo, non tanto da solo, quanto gli ho detto insieme. E lo chiamiamo Feb e Dead. Feb e Dead. Certo. Scritto Dad, no? Sì, sì, tipo padre in inglese. Sì, sì. Può essere anche il nome di qualcuno. Certo, certo. Bello. Feb e Dead.
Abbiamo buttato giù un paio di cose, poi ce n'era una che a me piaceva in particolar modo, ma il capo no, non ha detto era no, non va bene. No, questa no, no, no. E vabbè, allora hai ragione. E qualche volta, qualche volta deve comandare anche il figlio, eh? Scusa. Però l'idea c'è, ecco, questo volevo dire. Prima o poi verrà fuori. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. E per concludere, Fabrizio, Fabio, faccio la domanda a Fabrizio, voglio concludere con questa domanda, visto che parliamo di anni 80 in questo I Love Italo Disco, il tuo ricordo più bello degli anni 80? Sembra una domanda tipo Carlo Conti, no? Sì. Marzullo. Quando c'era Emiliano, quando c'era Emiliano. Alla Gigi Marzullo. Gigi Marzullo. Se faccio una domanda si dia una risposta. Dammi una risposta. Ma i momenti belli ce ne sono stati, guarda, più che momenti è stata un'estate e io lavoravo in questa discoteca, si chiamava il Palladium, e quell'estate portammo un sacco di ospiti insieme a Carlo Oliva, sempre venne Riccardo Cioni, Tom Hooker, Valerie Dor, ricordi Valerie Dor? Che tra l'altro Valerie Dor la volta che venne presentò, aveva appena fatto l'album nuovo, dopo Lancelot aveva fatto l'album e cantò tutte le canzoni dell'album la sera. E il Radio Ram. E io ero contentissimo di questa stagione, di questa discoteca, perché potevo avere Albert One, mi sembra che venne. Mitico, mitico Albertone. Mitico, sì, mitico. Quindi era stata un'estate bellissima, perché io avevo conosciuto tutti questi personaggi che vedevo solo nella copertina del disco, che sentivo cantare, vedere dal vivo, stringergli la mano, farmi una chiacchierata come queste tu fai adesso con tanti. Questo era bello. Una cosa che mi è rimasta proprio quell'estate, perché niente, la soddisfazione di aver conosciuto tutti questi personaggi che a te poi a quei tempi ti sembravano... Sì, sì, ma a me fino a qualche anno fa, cioè, sembravano irraggiungibili e grazie ai social ci ha unito. Esatto, esatto. Bello, bellissimo ricordo sicuramente, Fabrizio. Sì, sì. Mi immagino di già la scena, no? Di tutti questi artisti lì e te lì. Poi io ero il DJ, capito? Allora dai, 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 dai. Quindi... c'era per forza un rapporto, bisognava chiacchierare con Tom Hooker, mi ricordo che gli mandavo le basi, mi raccomando, tranquillo, tranquillo Tom, no, ho capito tutto. Bene, bene Fabrizio, Fabio, bene, che si fa? Si saluta i nostri ascoltatori? Sì, salutiamo, salutiamo tutti. Te e a tutti i tuoi ascoltatori, e grazie ancora. Grazie per l'invito. Per l'invito. Grazie a voi. Mi sono divertito anche qua, guarda. Sì. Bene, dai, bene. Mi fa molto, molto piacere. E complimenti per questa tua, io tu dici, non è una trasmissione, io la chiamo trasmissione, perché visto che la vediamo in video, tipo televisore, è una trasmissione. Ok, certo. Come la vogliamo chiamare? Sì, 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 trasmissione, trasmissione, certo, certo, certo. Ti ringrazio, Fabrizio, ti ringrazio, grazie Fabio. Grazie a te, ma. Di cuore. Salutiamo i nostri ascoltatori con tanti baci e tanta musica, vi aspetto tutti. Buone cose a tutti, buone cose a tutti. Ok, vi aspetto tutte la prossima puntata. Viva la musica! Ciao, viva Fabrizio. La musica, viva la musica. Ciao, Fabio. Ciao, ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. We'll be right back.
sky is blue, my own love. So many things in my mind. Baby, let's get you forever, my heart. Every moment to pass with your love. Your body, your feeling, now in your dreams. So sexy and excited, so sweet for me. Your body, your feeling, so far away. Everybody should understand me, baby. It would be nice to know what you're feeling. The first idea is to call you. Then I'll be sure it's the right thing to do. It's where you see still make my dream. Your body, your feeling, now in my dreams. So sexy and exciting, so sweet for me. Your body, your feeling, so far away. Everybody should understand me, baby. We'll be right back.
Senza te non ci so stare. Di nero azzurro batte il cuore. Dal primo all'ultimo minuto canteremo all'infinito. Siamo noi, solo noi. Non siamo scesi ma all'inferno. Inter Milano, il nostro orgoglio. Il tuo nome è la tua storia. Suona dentro la memoria. Siamo noi, solo noi. Cambia le maglie dei campioni, ma non cambiano i colori di un coro con la stessa voce, gli occhi con la stessa luce. Siamo noi, solo noi. I nostri cuori in mezzo al campo saranno sempre lì al tuo fianco, in ogni attacco e ogni difesa, in trasferta come in casa. Siamo noi, sempre noi.